Amici sportivi del Mala, appassionati e amanti del motomondiale, è appena finito ufficialmente il 14° appuntamento stagionale del campionato mondiale di MotoGP. Come potete vedere, sono ancora una volta presente al Misano World Circuit dedicato al mitico Marco Simoncelli per vedere dal vivo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Come al solito ho fatto le doppie giornate, ovvero ho visto sia le qualifiche che le gare. Purtroppo ieri in qualifica il tempo non ci ha assistito, con qualche goccia di pioggia che è caduta durante casualmente le prove ufficiali del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe della MotoGP, mentre oggi, come potete vedere, il sole l'ha fatta da padrone ed è stato davvero un grandissimo spettacolo assistere al Gran Premio sotto il sole e addirittura con la curva del curvone di fronte a me. È stato davvero un grandissimo spettacolo. Quest'anno ho voluto scegliere una location un po' diversa dal solito per cambiare anche, ma anche assistere a uno dei punti più veloci del circuito, dove passano le moto a circa 280-290 km di media oraria, e quindi insomma tantissima roba. Oggi ho assistito al Gran Premio di Misano. Allora, com'è andata la gara della MotoGP? Tra l'altro mi trovavo nella tribuna Misanino in mezzo al fan club di Pecco Bagnaia e capite già di che cosa sto parlando. E insomma, a vincere la gara è ancora lui, è ancora Pecco Bagnaia della Ducati, che infila il poker dopo aver vinto il Gran Premio d'Olanda, il Gran Premio di Gran Bretagna, dopo la pausa estiva, il Gran Premio d'Austria. Oggi ha vinto il quarto appuntamento consecutivo di questo 2022. E insomma, è in grandissima condizione Pecco, nonostante nelle prove libere abbia combinato una piccola fesseria e giustamente i commissari gli hanno combinato 3 posizioni di penalità in via di partenza, quindi dalla seconda posizione è partito realmente in quinta posizione, ma non è servita questa penalità per demoralizzare il nostro Pecco, che alla fine, a metà gara, è riuscito a prendere la testa della corsa, non abbandonarla più nonostante la grande pressione che prima Maverick Viñales dell'Aprilia ha messo ogni giro che passava al nostro pilota della Ducati ufficiale e poi al suo futuro compagno di squadra per il prossimo anno in Ducati, ovvero sto parlando di Enea Bastianini, che nel giro finale ci ha fatto davvero tremare, perché prima del passaggio sulla fotocella del primo settore, insomma, ha rischiato di centrare in pieno la moto di Pecco Bagnaia, e poi anche sulla curva dopo il curvone era abbastanza vicino da poter fare un attacco, ma alla fine non l'ha fatto. Poi sull'ultima curva della Misano 2 ha rischiato anche in caso a fare un attacco, ma alla fine non l'ha fatto, e alla fine quindi Pecco può alzare le braccia al cielo ed esultare ancora una volta per una vittoria molto pesante, in questo caso in ottica mondiale, perché insomma le Yamaha non hanno fatto bene, soprattutto con Quartararo, che è finito in quinta posizione. Mi aspettavo qualcosa in più dal francese della Yamaha. Certo, ieri è stato un pochino penalizzato dalla pioggia sì, dalla pioggia no in qualifica. Purtroppo anche male Aleix Espargaró, che finisce sesto e non recupera quindi punti sul francese della Yamaha, perché vedendo comunque il collega, suo compagno di squadra, ovvero Maverick Viñales, che è finito sul podio in terza posizione, qualcosa in più secondo me lo poteva fare Aleix, invece purtroppo ha fatto un po' di fatica in questo weekend di Misano. Invece in quarta posizione finisce Luca Marini del team Money VR46, con una livrea davvero tutta speciale. Spero che chi abbia visto il Gran Premio abbia davvero apprezzato, come noi appassionati qua a Misano, la livrea, che era molto bella e molto figa. Ragazzi, poi è stato anche il Gran Premio questo di Misano, dove abbiamo dato l'addio ufficiale dalle corse a Desmo Dove, ad Andrea Dovizioso, che oggi ha disputato quindi il suo ultimo appuntamento. E insomma, è stato un qualcosa di molto molto speciale vedere l'ultimo Gran Premio del Dove, che è finito, se non mi sbaglio, in 12ª posizione finale, ma poco importava oggi il piazzamento. L'importante era appunto ringraziare Desmo Dove per tutti questi anni, che ci ha regalato davvero tante belle lotte, soprattutto con Marc Marquez, con la Honda. E quindi insomma, dai, tanta roba, grazie mille Dove per tutti questi anni in cui ci ha fatto davvero divertire con queste lotte molto molto belle con il Cabronsito. E quindi, per concludere qua
Il video, allora, Moto 3, in Moto 3 ha vinto Dennis Foggia col team Leopard. Prossimo anno Dennis andrà in Moto 2 con la Ilta Trans. E in Moto 2 invece purtroppo gli italiani molto sfortunati, con un po' di cadute, Lorenzo Dalla Porta e Vietti in primis, che era lì in lotta per vincere, poi purtroppo è scivolato nelle curve importantissime del primo settore, nelle curve della Rio, dove purtroppo bisogna essere molto bravi a fare le curve in maniera perfetta, perché altrimenti purtroppo scivoli, ed è capitata purtroppo a sto giro al nostro Celestino Vietti. In Moto 3 mi sono dimenticato di dire che a metà gara Foggia aveva perso la leadership, ma di fronte a me appunto c'era la curva del curvone, e Foggia secondo me oggi ha fatto il sorpasso della giornata sulla curva del curvone, per riprendersi la testa della gara, e poi da lì appunto ha vinto la gara della classe Moto 3. Per il momento è tutto con il mondo del moto mondiale. Vi faccio vedere ancora un pochino il circuito di Misano dedicato al mitico Marco Simoncelli. Adesso è tempo di fare le valigie e tornare a casa, e poi ci gustiamo questo finale di stagione molto bello, molto emozionante, con la lotta Alessio Spargarò, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per vincere la classifica piloti della classe regina del moto mondiale. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, lasciate il like e condividete il video se vi è piaciuto, e condividetelo appunto a tutti i vostri amici appassionati del moto mondiale. Per il momento con la MotoGP è tutto, ci risentiamo al prossimo video e al prossimo Gran Premio, sempre qui sul canale YouTube del Mala. Guardate che spettacolo, ragazzi.